Dopo il successo e l'entusiasmo generato dalla prima edizione, il Valtellina e-Bike Festival torna anche nel 2021. Sta prendendo sempre più piede il mercato della bici elettrica. L'evento andato in scena lo scorso settembre a Morbegno ha attirato un gran numero di curiosi appassionati delle due ruote. Il Valtellina e-Bike Festival si fonda fondamentalmente su due grandi principi. Uno, innanzitutto, è questa nuova tendenza, questo nuovo mercato legato alle biciclette elettriche, è un prodotto che piace, un prodotto che continua a appassionare sempre più pubblico. Il secondo, fondamentale, è il territorio. La Bassa Valtellina, ma in generale tutta la Valtellina, ha degli elementi di molto interesse per un pubblico che viene da fuori e che vuole apprezzare il territorio, la cultura, la gastronomia e le ricchezze che abbiamo. Quindi il binomio di questi due fattori sono gli elementi su cui fonda il Valtellina e-Bike Festival. Quali sono state le caratteristiche della manifestazione maggiormente apprezzate dai partecipanti? Conoscere un territorio che non avevano conosciuto prima, vivere un'esperienza in natura, nell'ambiente, conoscere il territorio e socializzare, anche se ovviamente le condizioni quest'anno sono state più difficili per via della pandemia, chiaramente, ma c'è stata molta, molta risposta positiva e siamo fiduciosi. Il format del festival rimarrà sostanzialmente invariato. Sarà nuovamente allestito un villaggio che farà da punto di partenza e arrivo di tutte le escursioni e i tour sulle montagne della Valtellina e da area espositiva per tanti brand di bici elettriche e prodotti dedicati al cicloturismo. Nell'edizione futura l'intento è di alzare l'asticella. Abbiamo delle nuove escursioni in programma, sia in alta quota che sui terrazzamenti a mezza costa. Abbiamo il village e poi la parte di intrattenimento, quindi cercando di creare un'atmosfera da festival con diverse iniziative in corso, in programma. Già fissata la data della seconda edizione. La data sarà il 18 e 19 settembre 2021, è una data che confermiamo, che si riposiziona sullo stesso weekend della scorsa stagione perché è stato vincente, quindi siamo convinti che possa essere la data giusta, anche perché aprirebbe di fatto la stagione degli eventi in Bassa Valle. Un evento che già nel 2020 è andato ben oltre i confini locali, si punta ad allargarlo sempre di più. Già l'anno scorso abbiamo avuto una partecipazione molto interessante proveniente da 18 province italiane, 3 stati esteri, 6 regioni, quindi insomma l'idea è proprio di far diventare il Valtellina e-Bike Festival un appuntamento nazionale ed europeo di riferimento.